sto dicendo che se lei vuol parlare, non svaluti quello che gli altri dicono. No, io non svaluto, ecco. Io dico che sono qui tanto ospite suo e quindi ma lei ha fatto ospite mio perché io non l'avrei invitata, tanto signor noioso. Questo dice. E l'America prega, l'America piange, l'America si stringe. Sì, ecco, non so che cosa... Vabbè, no, ma forse io direi, ecco, lasciamo stato continuo... Sì, no, no, ecco, lasciamo, ecco, no, adesso se lasciamo, stacchiamo il contatto per adesso con Baghdad, sì. Come si fa a dirti le intenzioni? Adesso che tu sei qua... My little town blues, I'm wasting away. I'll make up. Benissimo, molto brava. Da grande, che cosa vuoi fare? Ma quello che mi piacerebbe fare magari è ad avere un bel pubblico fatto di politici e diplomatici ai quali magari fare... Un po' più tardi perché Saddam Hussein ha fatto questo suo storico discorso con molto... Ho interrotto l'audio. 22. E ma che c'hai sganciato? Ho sganciato che mi serve il direttore. Porca miseria, ma siamo... Appunto. E continuiamo a sentire, vediamo. No, certo. Eccomi. Signori, buongiorno, questa è Radio Anch'io 91. Soprattutto questo è il messaggio. L'8 marzo è una data da ricordare. Ah, ancora. E perché? Sono felicissima, ragazzi. Si vede, si vede. Andrea, io voglio chiederti un'ultima cosa. Ho saputo che tu sei del segno della Vergine come me. E ma cosa dici? Andremo d'accordo insieme? Non l'abbiamo più sentito perché il pubblico faceva un applauso per te. Grazie. Io so che tu... Di solito sono lo stesso segno. I corazzari sono qui fuori con i loro striscioni, con la loro entusiasmante realtà. Li ho sottratti per voi a un destino forse diverso, forse più crudele. Non si drogano, sono sani, forse bevono un bicchiere di vino con me. Grazie di esistere. La professionalità, sempre la professionalità, anche al Festival di Sanremo. I tre alberi, ricorderete, sono l'albero di Adamo ed Eva, l'albero di Pinocchio e... Maleducazione e stupidità. Uno arriva per sei mesi di seguito e improvvisamente gli chiedono chi è. Sono dei pazzi da picchiare, questo è il concetto di fondo. Va bene, questo è un tema... No, questo è la burocrazia, no? Che tu certo, arrivi improvvisamente, è burocrazia anche apri questa. Il baule...
Sì. Lei chi è? Deve prendere il passi, ma che devono fare? Uno scavalca? Certo, questo è un problema che riguarda noi, non riguarda gli italiani che ci stanno guardando in questo momento, riguarda ma chiunque. Tu hai ragione. Sì, che la burocrazia è violenza contro gli uomini. Esagerato anche tu, perché ci sono... Quella guerra è finita, ma pensa che io andavo all'aeroporto, essendo visibilmente sgarbi, i poliziotti ridevano e capivano che ero sgarbi, perché mi dicono, chiedevano il documento, ma dico, il documento sono gli occhi. Allora adesso vediamo, diamo un'occhiata. Ha poi dichiarato che la maggior parte delle forze alleate potrebbero rimpatriare entro 3 mesi. La seconda città dell'Iraq, l'importante porto di Bassora, è intanto nel caos, stretta nella sacca chiusa dalla veloce avanzata alleata. Lui, il burro. Dici. I killed Dag, and I looked at him, and went right in the other room. I saw Dag lying there, and I breathed into his mouth, and I called 911. In questi 42 giorni... Quella, per quello che siamo qua a parlare di lui, perché la stampa ha messo in luce delle puttanate inutili. Ognuno ha i suoi problemi, per qualcuno è anche importante fare l'amore con una prostituta, non mi sembra... Sì, però non bisogna parlare in questo tono, sennò si rischia di fare le croce rossine del sesso. Non è più faticoso, ma quando tu fai questa cosa tu non... Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Da persona educata con me, professore, si comporti da persona educata con me, non le permetto di fare il giordasso. Lei non ha niente da perdere, ma non mi può disturbare. Non faccia il teatrino di cento questa sera. Un fenomeno sociologico. Ha una platea nuova, ma non la usi per mettere parole contro di me. Per cortesia, stavamo facendo un bel discorso. Guardi, lì come vede, io mi comporto sempre serenamente. Non voglio avere a che fare con cortesia, facciamo parlare legge tutti, in questa poi maniera. A precisare e dare se ne stia buono e tranquillo. Il problema è se vuole ideologico. Altri interlocutori, ma mi lasci in pace. Se l'ha dato da solo dell'imbecille. La prego. Non cambi le carte. Lei parli di se stesso e si preoccupi parli, di, se stesso, di se stesso. Ma non mi infastidisca. Telefono Rosa, buongiorno. Buongiorno. Ago numero 5. Mi lasci in pace. Se lei ha dei problemi con gli imbecilli, se li chiarisca direttamente, ma mi lasci in pace per il resto della serata. Per cortesia. Scusate, che mi fate i tifosi, applaudite, per cortesia. Penso, Italo, se mi consente, tu non parlare. Un grazie particolare alla squadra Esterna 5 di Milano, sì, che mi è stata vicino per questa mia prima esperienza. Sì. E grazie a tutti voi, pubblico, perché mi avete ascoltato con tanta gioia. I figlioli ve l'ho fatti un pochino scorazzare, sono qui fuori, con i loro striscioni, con la loro entusiasmante realtà. Li ho sottratti per voi a un destino forse diverso, forse più crudele. Non si drogano, sono sani, forse bevono un bicchiere di vino con me. Grazie di esistere. La professionalità, sempre la professionalità anche... Che quest'uomo... Sì, eccomi, arrivo, un momento! Io vorrei dire che quest'uomo...
Il direttore generale della RAI, Gianni Pasquarelli, ha espresso un severo giudizio sul critico Vittorio Sgarbi per un suo intervento nella puntata di sabato scorso della trasmissione. Ma attenzione, perché questa fotografia gliel'ha fatta il suo assassino. Un racconto veramente allucinante. Ho dovuto abbandonare un... Ma quello che è strano è che nel momento in cui la guerra finisce è proprio il Papa a dichiarare guerra. Sgarbi, ha affermato Pasquarelli, ha pronunciato parole offensive ed ha emesso giudizi infondati nei confronti dell'azione pastorale del Santo Padre per una pace giusta e contro i pericoli di secolarizzazione della società italiana. Questo è troppo, cioè pensare che le coscienze individuali devono essere giudicate su un piano razziale, come se l'Emilia Romagna fosse il luogo del peccato, è qualcosa che neanche il Papa può dire. Il Papa sembra aver ripreso quasi letteralmente le prediche di... Le grafiche con... ...hanno sconvolto milioni di telespettatori americani che hanno assistito in TV a questo violento pestaggio da parte della polizia di Los Angeles ai danni di un nero, fermato per guida ad alta velocità. La brutalità dell'intervento, filmato da un cineamatore, non giustifica i precedenti penali del ragazzo. Animali e bestie sono stati chiamati i poliziotti, dei quali non si conosce ancora l'identità, da parte di associazioni per i diritti civili e da un responsabile della polizia di Los Angeles. Esponenti di varie associazioni per la difesa contro atti di violenza da parte della polizia sostengono che non sono rari i casi come questo, ma oggi almeno rimane la prova innegabile di tale violenza. E ora dovremmo riuscire, io credo, io spero almeno, a vederli, ecco. Dovresti pregare i fotoreporter di dare... ...perché non ho la certezza che tutti i prigionieri siano stati già rilasciati. Comunque penso che le immagini si spieghino da sole. E anche la Ugolini. Risposta mi sembra molto... L'R2 Ugolini. È molto chiara. Sì? Sentite le domande, eh? Subito, capito? Cioè, gli ha dato un ultimatum. Sbrigato... Sbrigatevi i guaglioni. Va'onalla. Se lì la roba quello. Hayakallah. Assalamu. Esta tarde, incluso si quieres Jesús, después podemos ver cómo empezaban esos informativos de la tarde aquí. La lapidazione, signora, come... La lapidazione è una cosa diversa. Salutare semplicemente con un viva... Duro. Di questa natura. Il suo discorso è molto offensivo nei confronti dell'essere umano. Cioè, il problema è che esista la donna e che dichiari la sua libertà non è accettato da una posizione come la sua, che addirittura entra nel linguaggio del maschio. Io per primo, per fortuna, ho detto che il maschio è inferiore alla donna e accetto... Ma non mi no, piace, lo dico, non ma perché non le piace, è il dato di fatto. Lei non deve piacere o non piacere la realtà. La realtà è... Guarda. Lo stato di agitazione terminerà alla mezzanotte di sabato 16 marzo. Grazie, a dopo. Discreta e soprattutto sana e pulita. La RAI tenta di mantenere aperto questo grande spazio di libertà, ce l'ha dato. Che volevi combinare con mia sorella? Sono io che le ho insegnato tutto. La facevo guardare da un buco dell'armadio. Fin da quando era piccola. Hanno paura del sesso, hanno un rapporto così conflittuale. Per loro l'uomo, il maschio, il membro. Io ho fatto vedere degli uccelli nel film, lo ammetto. Evidentemente loro non li vedono da una vita. Ma Tinto Brasley è proprio... Hanno scambiato per degli scud... Guardi, io credevo che fosse anche un po' più intelligente. Ma Tinto Brasley, io credevo fosse anche un po' intelligente, che avesse giocato commercialmente. Non con lei, signora. No, perché la pornografia è un campo d'affari. E diciamo che è un campo d'affari. Lei raglia, ringhia, minaccia e mena. Vediamo di capirne qualcosa in questo servizio. Tutte sono del tutto libere dal rischio dell'AIDS, per esempio. Guardi, lei riduce il discorso no, a una barzelletta. No, parlo del problema. Se lei non parla della sessualità, vada in Vaticano a parlare. Lei non parla del problema. Il problema è la prostituzione. Ma parlare solo di prostituzione, scusi. Ma di cosa devo parlare? L'argomento è questo. Posso reagire.
enquête, ils ont été abattus par des militaires irakiens. Cela se passait donc à Kuwait City. Le document a été filmé clandestinement, vraisemblablement par la résistance koweïtienne. Nous l'avons reçu seulement aujourd'hui. Peu à peu, en tout cas, les horreurs de cette guerre commencent à être révélées au compte-gouttes. E allora se io dico cotica? Allora, vediamo. Happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain.